4 anni di amministrazione, quali risultati ottenuti e quali progetti per il futuro? Sì, sembra ieri che aver iniziato, ma sono già passati 4 anni molto duri, perché la nostra amministrazione ha conosciuto il pieno della crisi, siamo veramente l'amministrazione della crisi, però 4 anni in cui la nostra amministrazione è stata improntata, tutte le scelte sono state improntate a progetti, realizzare progetti che da una parte non indebitino il comune, perché questo è il momento della responsabilità e quindi credo che sia responsabile fare le formiche e non fare le cicale, e quindi progetti che da una parte producessero sviluppo e dall'altra producessero però risparmi immediati o di lunga gittata. E tra questi posso citare tutta la riqualificazione dell'illuminazione pubblica con il passaggio progressivo al sistema LED, e abbiamo cambiato circa 150 punti luce e più di altrettanti devono ancora essere cambiati, ma è un percorso che è iniziato e non vogliamo senz'altro fermare, e l'amministrazione che ci succederà avrà tutte le possibilità di continuare. Qualsiasi essa sia, il discorso importantissimo legato alla raccolta dei rifiuti, si gioca veramente una partita importante per le amministrazioni pubbliche in questo settore, e nel giro di un anno e mezzo dall'introduzione del sistema porta a porta siamo passati da un 26% di raccolta differenziata a un attuale 75%, ne siamo estremamente orgogliosi, e questo ha ricadute importanti ambientali ma anche sulle casse del comune, quindi indirettamente sulle casse dei cittadini, sulle tasche dei cittadini. Non ci fermeremo, però non parliamo solo di risparmi, parliamo anche di sviluppo in modo diverso, siamo impegnati per cercare tutte le strade perché veda veramente la luce concretamente il processo di riqualificazione urbana legato alla riqualificazione delle aree ex Avam, quindi dell'ex vetreria al centro del paese. È una zona che ovviamente ora non fa onore al nostro paese, ma insieme alla proprietà siamo impegnati a cercare tutte le strade, e concretamente abbiamo partecipato a 2 bandi, uno vinto regionale nel 2014, e ringrazio la Regione Liguria per aver creduto con noi in questo progetto, che farà ricadere importanti risorse su un primo lotto di questo ambizioso progetto, e anche un importante finanziamento per un'opera pubblica, un parcheggio e la riqualificazione urbana della zona del